Una splendida cornice come quella dell'Abbazia Benedettina di Lamezia Terme ha accolto passione, talento, cultura e solidarietà con una serata organizzata dalla Compagnia Lametina Regola d'Arte. Gli spettacoli hanno animato la serata di chiusura delle manifestazioni estive della rassegna Chuck si riparte da Lamezia. Ma che musical maestro, titolo della soirée che ha compreso due spettacoli, Alice nel Paese delle Meraviglie e Romeo e Giulietta. È stato un momento in cui tanta voglia di fare, grande emozione e molto talento hanno coinvolto un pubblico che al termine degli spettacoli ha mostrato positiva sorpresa e compiacimento. L'iniziativa che ha visto il patrocinio gratuito del Comune di Lamezia Terme è stata, così come sottolineano nel quale la il Lamezia comunque sindaco Paolo eccelle, io ho Mascaro e sempre l'assessora sostenuto Luisa tanto Vaccaro, loro, mi hanno davvero fatto l'esempio di pensare un territorio che tante vive e persone si strane. esprime con coraggio anche nei momenti difficili. Gli stessi hanno sottolineato che oggi più che mai Lamezia Terme e tutta la Calabria devono puntare sui giovani, sulle capacità di creare e sui beni culturali. La serata della compagnia Regola d'Arte è stato un esempio di bella Calabria. Per questo i due amministratori hanno evidenziato che si augurano che tante capacità rimangano a Lamezia per farla ancora crescere. La qualità dei giovani della compagnia, quindi, ha dato vita ad un'emozione trainante, da mettere in risalto anche l'aspetto sociale. Infatti, è stata una serata all'insegna della solidarietà. Attraverso l'associazione Vita e Ambiente, con alcuni fondi a Regola d'Arte, aiuterà